Eccoci a Schiaphof, la famosa spiaggia del lago Balaton, la più famosa del Balaton. Adesso proveremo a vedere, questa è la spiaggia, abbastanza bella, c'è la sabbia che è morbida, ma bellissima anche. C'è dove si mangia. La spiaggia è tutta così, qua si entra tutte con le scalette, non esiste la spiaggia come da noi. Adesso vedremo quanto ci metteremo ad andare da qua dove ci arriva l'acqua, vedete anche voi dove, siamo appena entrati, a quanto riusciremo ad arrivare con l'acqua alle spalle, cioè per nuotare. Perché qua vedo della gente che cammina lontanissimo, adesso vedremo. Boh, oh, partenza, okay. Pronti? Partenza, via! Ok, andiamo. Oh, ho visto il tempo, è partito alle ore 15, 26 minuti e 20 secondi. Camminata normale per andare al mare, ci vediamo tra un po'. Adesso abbiamo camminato per circa 2 minuti e mezzo più o meno. Okay, e l'acqua, come potete vedere? Arriva qui, oggi no. Questa spiaggia, è la distanza della spiaggia. Qui dove eravamo prima. E adesso dovremo ancora andare più avanti. Allora. Dobbiamo arrivare dall'altra parte del lago. La ripartenza, vai! Salve ragazzi, siamo forse quasi arrivati all'altezza giusta. E invece non è vero un cazzo. Io sono ancora. Sono in piedi! Come potete vedere l'acqua sta passando ancora ulteriormente. Infatti siamo ancora più lontani di prima la spiaggia. Saranno almeno 600-700-800 km. Questa è la spiaggia. E adesso vedremo se riusciremo ad arrivarci. Fare il bagno. Boh, mi sa che riusciamo ad arrivare fino all'altra parte del lago qua, Boh, ripartenza! Vai, andiamo, seguitemi! Come sempre verso nuove avventure. Vai. Pubblicità. Nella nostra ricerca verso le idee migliori, siamo ancora solo qua, abbiamo fatto altri 100 metri, una cosa impressionante. Siamo molto lontani dalla riva, se ci rubano gli zaini col cazzo che prendiamo il lato. Vediamo, stiamo forse riuscendo a vedere un po' di gente che si bagna almeno in un pellico, perché qua proprio. Almeno arriviamo in zona pisciata. Non si riesce neanche a fare un bisognino. Ci sono 7 camicie per andare a pisciare qua. Siamo lontanissimi. Se arriva una squadra ti fa il tempo di distruggere e mangiare a pezzi. Non possiamo tornare neanche indietro. Di qua un po' stiamo andando giù. No, era ora. Cioè giù, siamo alla vita, Se finisci per poco da dire. Basta. Non è le boe, forse siamo quasi arrivati. Ma ci vediamo dopo. E voilà, siamo arrivati forse. Lì si tocca. È in piedi. Ci abbiamo messo esattamente 13 minuti con le soste, via, 10 minuti di orologio, andando tranquilli, camminata normale. Boh, l'acqua qua è abbastanza alta, ossia arriva alla pancia. Temperatura sarà intorno ai 29 gradi l'acqua, penso, 28, perché si sta benissimo. Il mare o lago, che dir si voglia, è calmo. È calmissimo. Si sta troppo bene. Dov'è quell'altro coglione? Dove sei? Eccolo qua. E niente, adesso facciamo una bella pisciatina. E poi andiamo a prendere il sole. Ci andò. Adesso ritorniamo alla riva. Avete 10 minuti di sudata, arriviamo più stanchi che prima, senza aver nuotato. Stiamo tornando a casa. Aspetta un po'. È finita. Thank you.
casa, sono le quasi le 9, ieri siamo andati a letto alle 3, 3:10, giusto perché l'ultima sera abbiamo fatto un bel bordello e via. Adesso si va tutti a Ugogno, cioè almeno io vado a Ugogno, ma che si va a Ugogno. Io invece vado a Peronia, partirò a 12 ore circa. Sono le 9, penso che per le 8 se va tutto bene, facciamo un camminatino, arriviamo a casa. Se non arriviamo, addio a tutti. Ciao, ci vediamo. Forse. Buongiorno, abbiamo appena passato la dogana dalla Croazia alla Slovenia. Ci siamo fermati a farci un pranzettino, invece di fermarci all'autogrill ci siamo fermati qua a mangiare qualcosa. Non si capisce niente di quello che abbiamo preso. All'inizio pensavamo, infatti ci ha portato l'insalata, pensavamo di aver sbagliato, invece ci ha portato questa bistecca che una specie di hamburger. È una specie di hamburger, patate, io ketchup. Ho chiesto patate che ho sì, questa è tipo svizzera più grossa, un svizzero. Con questa insalata qua di minchia. Insalata che non la mangeremo sicuramente. Io invece ho preso un po' di riso. Il riso roba... Questo non è ketchup, questo sarà paprika. Pomodoro. No, però è un po' piccante, sarà paprika. Il prezzo cos'era più o meno? Un piatto. Il piatto, così. 5-6.000 lire. Un piatto sulle 2.500 lire una birra. Per 10.000 euro non mangiare. Speriamo. Speriamo di tornare a casa. Hai fatto con l'aglio questo momento? Sì. Come so di mangiare i piedi di mangiare un piede. Solo in questo ristorante, ci sono là due ubriaconi. C'è la cameriera che parlava o la sua lingua di minchia o la sua lingua di minchia. Abbiamo scelto di mangiare in base dicendo se questa era zuppa o non era zuppa. Proprio così a casa. C'è arrivata l'insalata subito e siamo cagati addosso. Merda. Poi abbiamo tirato due insalate con la patata. Fortuna c'è un po' di carne. Sai che mangiamo che è già tardi. Allora, abbiamo finito la nostra mangiata. Abbiamo speso circa 17.000 lire in due. Ho preso il caffè, birra, primo e secondo. Adesso ci avviamo a ritornare a casa sperando di non trovare casini. Questa è sempre la Slovenia, quella che vedete. Sì, la metà me la mangia pancia piena, birrettina, adesso però la dormettina ci vuole proprio il giusto, cioè però della serie non bisogna bere la birra e mangiare troppo quando si va in giro. Non di giorno, poi c'è il sole che si fa le sassi. La macchina è un forno. Però vabbè, dovremmo farcela, dai. Ho bevuto un caffè che era di quelle cose fortissime. Gloria pura.